Cioè, praticamente un altro aneddoto del Venezuela era che eravamo io, mie sorelle e mia cugina, eravamo sopra questo muretto di cemento. Al di là della muraglia c'era un albero che veniva anche, cioè nel senso vicino al muro. E entravamo lì che stavamo parlando e a un certo punto ci giriamo e c'era uno di quei serpenti velenosi arancioni a strisce nere che stava venendo verso di noi. Cosa fai? C'era uno che quasi fa un frontale con la macchina, cioè nel senso c'era la panda, poi c'ero io e nella corsia opposta c'era una moto e questa moto qua ha superato la moto e praticamente c'era subito, cioè ha rischiato di prendere la panda con dentro io. Dai, vai davanti un po' tu. Tanto solo una strada. Adesso non è più pericolosa. Cambio di posizione al vertice, attenzione! Attenzione, non c'è neanche traffico. Guarda queste due donzelle che prendono il sole. In piedi, così posso fare la telecronaca. Attenzione, qua se vai giù vai in paradiso. O all'inferno, dipende da come ti sei comportato nella vita. E non lo pre non la prende, non la prende proprio. Attenzione! Curva stretta all'ombra. Nei pini. Mi Conifere e licheni? Che ha appena dato un baffo in bocca. schifo! Pungeva. Comunque bello lo zeno leopardato, eh. Ti piace? Bellissimo, stasera diretto alla lavatrice. Comunque fa un rumore veramente cattivo, eh. Il 390 con quello scarico lì. Cattivissimo, con prepotenza e aggressività. Comunque con sopra. Cioè, tu sopra ci stai bene, ero io che ero sproporzionato. Eh sì, perché non ho il giardino? Guarda qua che slalom cattivissimo. Il tutto a 52 km orari. Eh sì, sennò qua vai giù. Senti l'odore di pino. Sì, in realtà sento anche un po' l'odore del MIV. Ma questo parcheggio a 300 metri, secondo te dov'è? Non so. Comunque questo odore con buona pace del catalizzatore è che a casa. Ricordiamo questo tornante dove anni fa mi si è staccato l'iPhone in curva ed è decollato. Flashback. Porca troia. Quello era il mio iPhone che ha deciso di abbandonarmi. Molto bene. Adesso ci rimettiamo in moto. Per fortuna al telefono non è successo nulla. Mi sono cagato sotto quando ho visto decollare l'iPhone. Adesso saranno tutti cagati sotto perché non ci sono più. Saranno io sia caduto. End of flashback. Ah, è questo qua? Sì, è questo qua. Adesso abbiamo Quadlock. Ringraziamo Quadlock per averci fornito supporti per provarli e fargli pubblicità. Top, guardate qua. Bellissimi. Tra l'altro di una comodità l'iPhone lì, incredibile come navigatore. Quindi approfitto anche, grazie Quadlock. Sì, è. Quindi se ci sono altre aziende che vorrebbero collaborare con noi, voi fatevi avanti, come ha fatto PMJ che ci ha regalato i jeans da collaudare bellissimi, come ha fatto Quadlock. Noi siamo qua, ascoltiamo tutti e poi in base a quello che ci proponete valutiamo. Giusto Luna? Giustissimo. Come ha fatto Ocean Apart che ci ha regalato l'outfit da palestra, cose bellissime. Ben quattro outfit da palestra ci ha regalato Ocean Apart. Sapete che le due passioni più importanti che abbiamo sono lo sport, diciamo, e la moto. Quindi se ci sono anche aziende che fanno prodotti sportivi o che ne so, da palestra, che vorrebbero collaborare, noi siamo qui. Basta che ci mandate una mail alla mail aziendale o ci scrivete su Instagram, non lo so. Fatevi sentire, battete un colpo e noi valutiamo. Beh, certo. Giusto Luna? Giustissimo. Beh, siamo arrivati in valle.
praticamente siamo all'inizio della statale. Ci sono già 24 gradi qui e continueranno a salire. Sì. Ma stasera andiamo in palestra? Vediamo. Ma sei scema? Ma chi? Stavo scherzando. Strano, oggi non è ancora detto. Oh, le mucchine! Sì, prima l'ho detto, le mucchine. Ah, ok. Ricordo anche. Oh, la mucchina bianca e nera juventina! Quando faranno una mucchina rossa e nera, allora potrò dirlo. Guardate qua, giocano anche a beach soccer praticamente. Il lago disidratato. Sì, fa quasi impressione, perché poi al posto del lago c'è un fiume là in mezzo, che poi magari uno si chiede chissà quanto è profondo il lago, e in realtà è poco profondo questo. Cioè, se pensi al lago di Como, è profondo 400-500 metri, una roba del genere. Che paura. Ma questo qua quanto era profondo? Di una scarpa. 10-15 metri al massimo. Una scarpa. Occhio. Lascia stare il mio zaino maculato. No, no, ti sono venuto contro. Non ho sentito. Il tuo zaino maculato è bellissimo comunque. Mai quanto quando siamo andati a fare Croce Domini e Maniva, eh. Era peggio? Vado. E non ti ricordi come erano conciati? Abbiamo fatto un pezzo di sterrato. Quel pezzo dove c'erano i lavori che volava fango ovunque. Era peggio sì, eh. Flashback. Si sta Moana è esaurendo l'impermeabilità della pelle. Che cazzo è? Porca! Ma cos'è? Guarda, c'è un fiume. C'è un fiume. Bello. La mia visiera è talmente appannata che non vedo più. Sembra di essere in pianura padana nel mese di dicembre. Porca vacca. No, ma dai, andiamo a fare il posto Croce Domini. Che sì, bella idea del cazzo. End of flashback. Guarda la banda dei Sons of Anarchy. Tutti con le Harley. Oh, guarda una mucca qua. Ma che campanaccio gigante. Ma sai dove ci siamo fermati prima che ho fatto la pipì? Sì. C'era la chiesetta. C'era il campanile che aveva la corda per suonare la campana. Ma va? Dopo suono la campana. Mentre fai la pipì, così guardano tutti. Sì. Down, down, down. Che immagine bellissima. Tu che fai la pipì o che tiro la campana? Io che faccio la pipì. Luna Colombo supera un ciclista. Sì, ma non sto superando gli altri soltanto perché mi devo fermare. Sì, ma è molto più giù, Luna. Ah. Sì, ma stai calma con quello scarico lì, eh. Mica è colpa mia, sei così prepotente. Ma perché hai lasciato lo zaino aperto? Ma non è vero. Credevi. No, in realtà non ci hai creduto subito. Perché vanno in mezzo alla strada? Senti, eh. Un po' va bene, ma un po' mi sono rotto il c***o. Con Luna ci vediamo a casa, praticamente. No, una l'ho superata. Ne mancano quattro. Quello che era dietro di te, non so come mai, adesso è dietro di me. Sì, lo so, perché ha sorpassato subito quando hai sorpassato tu. Io adesso ne ho sorpassata un'altra, ma ne mancano due. In realtà te ne mancano tre, perché io ne ho superato un altro in mentre. Bene, Luna, cosa dire? Siamo distanti tre macchine. Ormai l'interfono si sente a tratti. Come preventivato c'è un po' di traffico a scendere. Stiamo uscendo da Ceresole Reale. Sono dietro di te. Ottimo. Meglio tardi che mai. Ma guarda che c'era una Ford Fiesta bianca. Oh, stava tutto in mezzo. Cioè, quella davanti, che era quella che andava più piano, stava a destra. Via, questa continuava a stare in mezzo, non riuscivo. Luna, in questo pezzo finale di strada, prima di spegnere tutto, raccontaci un aneddoto della tua vita. Un aneddoto della mia vita? Tipo una storia che mi piace è la fontana con i rospi in Venezuela. Ma che schifo. Allora, praticamente io ho vissuto 2 anni in Venezuela, quando ero piccola, tipo all'età di 5-6 anni, e perché i miei genitori avevano preso in gestione un villaggio un residence. Sì, è un villaggio turistico, l'abbiamo anche visto su Google Maps. Sì, è un villaggio turistico. E alla Isla Margherita. E niente, però quando siamo arrivati ovviamente era chiuso, cioè, quindi c'erano tantissimi lavori da fare. E all'entrata c'era questa fontana fatta tipo a piramide di sassi, e dentro però c'erano i rospi.
E questa? Mica l'avevo vista prima. Madonna. Mi ricordo queste stanze con questi secchi di vernice bianca e le impronte bianche dei rospi nelle camere. Bello, bello, molto bello. Poi mi ricordo le cucaracce. Cioè, quindi cioè, puoi capire che io ho dei disturbi per queste cose, questi traumi infantili. E niente, vabbè, dopo ho fatto tutta la disinfestazione e poi, vabbè, dopo non ci sono più stati, ecco. Cioè, praticamente un altro aneddoto del Venezuela era che eravamo io, mie sorelle e mia cugina, eravamo sopra questo muretto di cemento. Al di là della muraglia c'era un albero che veniva anche, cioè, nel senso, vicino al muro. E entravamo lì che stavamo parlando e a un certo punto ci giriamo e c'era uno di quei serpenti velenosi arancioni a strisce nere Bello però. che stava venendo verso di noi. E mi ricordo che poi io ero la più piccola, perché io, beh, ricordiamolo, sono del 95, poi c'era mia cugina Martina del 94, mia sorella Gaia del 93 e mia sorella Giorgia del 92. Quindi tutte in scala. Sfornate proprio pam pam pam. Esatto. Quindi niente, mi ricordo che Giorgia, mia sorella più grande, mi ha preso in spalla e tipo siamo corse via da quell'essere lì, che schifo. Potrei raccontare un sacco di aneddoti di Venezuela. Teniamoli per un altro giro. Senti come si sente Jalafa. Sì, 28 qua. Comunque questa è proprio la mia moto. L'unica pecca che mi servivano le gambe 5 cm più lunghe. Quello sì. Così riuscivo a fare manovra meglio senza rischiare di cadere ogni volta da fermo. Mi tiravo anche nel letto, agganciavo i piedi in fondo al letto e mi tiravo quando avevo 12-13 anni per allungarmi. Non sia tanto normale. Non è servito un c***o, ma io ci ho provato almeno. Ma in teoria col fatto che hai fatto, cioè, tanti anni nuoto non doveva aiutarti. Ma pensa se non l'avessi fatto. E comunque mia mamma è 1,56, poteva andarmi peggio. Vabbè, quello sì. Meno male che tu papà è più alto. Pensa se venivo a metà strada. Magari tutti quegli anni di nuoto lì in realtà mi hanno salvato il culo. Come fai a saperlo? sì. Qua era. Bene fans, ci siamo fermati qua per fare la pipì e intanto spegniamo tutta l'attrezzatura, tanto da qua in avanti, cioè in realtà già qualche chilometro che è diventato tutta statale, è inutile riprendere. E direi che ci vediamo vicino a casa fuori dall'autostrada, che li salutiamo, chiudiamo il video e chi si è visto si è visto. Il trasporto. Many hours later. Bene fans, siamo arrivati praticamente nella via di casa, ci siamo fatti tutta l'autostrada, tipo tra autostrada e statale sono 150 km, ha la bellezza di 34 gradi centigradi. Sto morendo. Ma no, veramente sembra quando l'una si asciuga i capelli in bagno col phon, io passo dietro e me lo sparo in faccia apposta. Ecco, uguale, solo che per tutto il viaggio così, c'è un caldo veramente assurdo. Ho le mani talmente tanto informicolate che non le sento più. Ah, guarda che lo segna anche qua, 36. Se la lascio qua, sì, ci passi, sì. Sì, l'ho provata. Sì, vado su. Vabbè, quindi tu vai su a fare la pipì, poi torni giù e mi aiuti a sistemare tutto. Ok. Saluta i fans e di che ci vediamo col prossimo video. Ciao fans. Hai paura? Cioè, hai vergogna a urlare, eh? Ci vediamo con il prossimo video. Va bene, dai, vado a fare la pipì. E ci ha fatto piacere incontrare un sacco di fans e soprattutto tutto quello che stiamo costruendo io e Luna, tutto il progetto, eccetera, ovviamente è possibile solo grazie a tutti voi. Quindi vi ringraziamo. E poi la cosa più figa in assoluto è stata che anche i ranger del parco erano dei fans e si sono fermati con la Jeep a salutarci, sono scesi dalla macchina a guardare le moto e questa roba qua mi ha fatto veramente un sacco piacere. Tra l'altro che lavoro fighissimo essere il ranger del Parco del Nivolé.